domani il beach wrestling alla piaggia La Pelosa di Stintino in uno scenario fantastico. Ma ora aspettiamo a vedere questa finale dei 57 kg che vede impegnato col costume rosso l'israeliano Yuri Halub, che si vedrà opposto al coreano Chang Jung Park. Fino adesso i coreani hanno fatto vedere dei grandi numeri. Questa finale è in stile libero. Yuri Halub entra sulla materassina e anche Chang Jung Park. Vediamo questo confronto Israele. Ovviamente Yuri Halub, una chiara provenienza dell'est Europa, con cittadinanza israeliana, probabilmente di origine ebraica, come tanti tanti suoi compagni di nazionale. Nazionale quella israeliana fortissima nel periodo di Monaco, delle Olimpiadi di Monaco 72, che venne letteralmente sterminata dai terroristi palestinesi, strage di Monaco 1972. Da allora la nazionale israeliana non si riprese più, non riprese più la stessa forza che aveva durante quel periodo, e comunque presenta sempre degli atleti validi, molti di loro provenienti dall'est Europa, che decidono di, grazie anche alla loro origine ebraica, alla loro religione ebraica, di prendere la nazionalità israeliana e rappresentare quel paese sulle materassine di tutto il mondo. Succede anche questo in altri sport. Qui c'è una bella azione di Halub sul coreano, una bellissima presa, grande velocità. Avete visto con che veemenza è riuscito a prendere la gamba dell'avversario, passare dietro, andare sul tronco, ricevere i primi due punti e adesso tentare questo arrotolamento che non riesce. Però veramente una bellissima manovra quella di Yuri Halub. Continuiamo ad osservare l'incontro, che è sul 2-0 adesso per il rappresentante del paese che presenta il proprio vessillo con la stella di David. Il simbolo invece della bandiera coreana è qualcosa che assomiglia al simbolo del Tao, questo cerchio diviso in due parti da questa onda, due colori diversi, due barriere particolari, sia quella israeliana che quella coreana. Sempre 2-0 per Halub quando sono passati due minuti del primo tempo regolamentare. Sembra più stabile sul posto l'israeliano, più esperto forse. Se riuscisse l'israeliano a portare a termine l'incontro vincendo, sarebbe la prima medaglia in questo trofeo sassarese conquistata per Israele, la prima medaglia d'oro conquistata per Israele. Hanno preso qualche cosa a livello di bronzo e forse anche d'argento, di bronzo di sicuro, ma non d'oro. E Halub è qui apposta per mantenere alto i colori della bandiera israeliana, della stella di David. Altri due punti per Halub sul coreano, anche questa volta una presa sulla caviglia, e poi sta qui cercando di andare in intreccio. 4-0, il coreano non si fa, il coreano che si chiama Chang Jung Park, non si fa però sorprendere oltre, però 4 punti sono
parlano contro di lui. Finisce il primo tempo regolamentare sul vantaggio abbastanza netto di 4-0 per Holub. E ora aspettiamo 30 secondi per il secondo tempo. Risalgono sulla materassina. E qui c'è una bella riscossa da parte di Park, Chang Yung Park. Angela Giuffrida, arbitro di tappeto, assegna solamente un punto per questa portata fuori. Effettivamente la proiezione si è effettuata quando il coreano aveva entrambi i piedi fuori dal tappeto. Vediamo che cosa deciderà questo conciliabolo degli arbitri, se verrà accettata la proposta. Vediamo. No, nulla di fatto non è possibile. Un punto per il coreano, come aveva segnato Angela Giuffrida. Non è ancora stato. Eccolo, e viene assegnato in questo momento. 4-1 per Holub, ancora che conduce le danze. 3 minuti e 25 secondi dall'inizio dell'attenzione. Era fermato il tempo e Holub l'ha fatto notare. Due punti per vengono richiesti da Angela Giuffrida, assegnati contro il coreano Park. Per una passività. Due punti che vengono confermati per passività e poca sportività nel combattimento. Un altro colpo sulla faccia. Holub si lamenta dell'operato. Altri due punti vengono proposti contro il coreano Park, che effettivamente smanaccia sulla faccia dell'israeliano. Viene richiamato ancora una volta. Poca sportività da parte di Park, che effettivamente mette queste mani sulla faccia di Holub, gli ha causato anche una ferita.
Nella lotta non si possono dare né schiaffi né pugni. Non è pugilato e questo il signor Park se lo deve ricordare. E proprio per questa ragione ci ha rimesso 4 punti che sono stati dati a suo sfavore, assegnati la prima volta dall'arbitro Giuffrida, Angela Giuffrida, e la seconda volta dall'arbitro di postazione di sedia, che è vediamo che continuano a, il signor Praticò, continuano a curare Olub, i medici. Ancora fasi di spinte e niente più. Il coreano aggredisce ancora sulla faccia l'israeliano, nulla di fatto. La faccia di Olub sta diventando una piccola maschera di sangue, è segnato in varie parti della faccia. Aggressivo coreano, ma Park ma rischia moltissimo, perché alla terza passività data in questo modo credo che ci sia l'espulsione dall'incontro. E qui c'è una portata fuori da parte del coreano Chang Yun Park, che riesce finalmente a farsi i primi suoi 2 punti, però mancano solo 12 secondi alla fine, 10 secondi in questo momento. Crediamo che la prima medaglia d'oro, proprio sul finale di manifestazione per Israele, arrivi proprio da Yuri Holub. Finisce qua, è medaglia d'oro, c'è un gesto, c'è una spinta. Però niente, si chiude subito qua il caso, vittoria dell'israeliano Holub.